Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio. E sono nuovo qua sulla Wikileaks Ancolle perché ho un altro video teoria, sempre riguardante un po' gli abissali. Comunque andremo a cercare una nave che praticamente quasi nessuno si degna, perché è una delle prime che hanno fatto. E Yuga. Eccolo qui. Praticamente una corazzata, che poi diventa una corazzata d'aviazione, quindi è uno dei motivi per cui non se la degna nessuno. Potenza di fuoco 79 massimizzato, non è che sia altissimo per essere una corazzata. Comunque, non è questo quello che ci interessa, è quello che dice. Allora, ecco, il primo punto lo abbiamo qua, in versione normale. Quando ci dice, ehi, tu non sei, sei tu ammiraglio. E cosa ci dice la nota? Che sembra che abbia confuso l'ammiraglio per qualcun altro, che non si sa chi sia. Tradotto molto letteralmente. Quindi lei confonde noi per qualcun altro disconosciuto. Poi la riga sotto si chiede per cosa stiano combattendo. Come nel video che ho fatto prima sugli abissali, perché stanno combattendo. Dove secondo me non sono cattivi, ma loro sono presi da qualcosa, combattono per quello. E questa è la mia teoria su di loro. E lei invece si chiede perché stanno combattendo loro navi normali. Proseguiamo, che ce n'era un'altra sempre qua. Dov'era? Ecco, perché la flotta nemica ci sta attaccando? Riferimento alla domanda, cosa la flotta nemica spera di ottenere? Che non ho trovato su questa pagina, ma probabilmente su qualche altra. Non ne ho idea. Dunque, prima si chiede perché stanno combattendo, poi perché la flotta nemica si sta attaccando, e qua c'è riferimento alla domanda, perché la flotta nemica, cosa spera di ottenere la flotta nemica? E proseguiamo alla fine, perché non è ancora finita, qua quando la rimodelliamo è corazzata l'aviazione. Qua, sempre, oh, sei tu, sei ancora qui. E c'è anche qua una nota, con un tono molto ambiguo, rende difficile capire se lei stia scherzando. No, aspetta. Praticamente se è contento di vedere la faccia dell'ammiraglio o no. In sintesi è questo. Quindi non mi pare ci fosse altro. No. Lei che si gasa. Lei che parla. No, non fa altre domande ambigue, a parte gli anniversari che non li ho mai letti, ma no, non dice nulla di particolare. Ok, quindi cosa abbiamo appreso da queste poche righe? Si chiede perché stiano combattendo, perché la flotta nemica li sta attaccando, confonde l'ammiraglio con qualcuno disconosciuto, e si chiede con un tono, e dice con un tono ambiguo che noi siamo ancora qui. Ora, io ho fatto qualche ricerca storica e l'ho scoperto che lei, storicamente, è stata affondata, poi l'hanno ripresa per prendere i materiali e smantellarla. Ora, se è affondata, è andata sott'acqua. È una banalità, ma seguite il ragionamento. È andata sott'acqua. Sott'acqua ci sono le abissali. Quindi se lei è andata sott'acqua ha in qualche modo incontrato le abissali pur essendo morta, tecnicamente, perché quando affonda muore. Eppure il suo corpo era lì, come se la sua mente, tipo in Matrix, avesse vissuto e delle esperienze, pur essendo nel proprio corpo inconsapevole. Quindi, avendo lei questa mia teoria dei presunti ricordi della sua vita nell'abisso con gli abissali, si chiede appunto perché stiano combattendo.
E perché la flotta abissale stia attaccando, in fondo erano amiche, stavano lì, stavano insieme. Poi, la frase più ambigua, quella a cui non si sa a chi si riferisca, se a qualcun altro che non sia l'ammiraglio, potrebbe essere appunto qualcuno degli abissali. Oppure, quella forza che ho ideato nel mio primo video, la forza oscura, tipo Star Wars. Non so, quella che prende quelle povere ragazze e le fa diventare cattive. E appunto stava cercando di corrompere anche lei. E sulla frase, oh, sei ancora qui, non ho nulla da dire. Dovrebbe essere sì, sia contenta di vederci, oppure triste perché... No, penso sia contenta più che altro, perché non è stata traviata dall'abissale dopo che è stata rimodellata. Ma non ne sono del tutto sicuro. Cioè, se vi ascoltate quello che dice, è stoica questa donna. Cioè, parla, non si capisce cosa vuole per il tono. Però questi misteri sono abbastanza interessanti. Diciamo, le mie sono solo teorie perché non c'è una minima storia ufficiale. Però, quello che dice lei, mescolato ai cenni storici che affondate poi l'hanno ritirata su, unito alla mia teoria sulle abissali, un po' più o meno come quadro generale, sembra quadrare. E sembra anche tornare, perché lei mi sembra sia l'unica nave che si chiede appunto perché combattono contro gli abissali, che cosa vogliano. Poi non è che mi sono letto tutto quello che dice ogni singola nave, se ce n'è qualcun'altra fatemelo sapere, o se ce n'è anche qualcun'altra che storicamente affondate l'hanno ritirata su. Io adesso ho controllato lei perché c'aveva queste manie di stoicismo e di domande intrinseche che ci fanno dire ma siamo davvero buoni? Questo video è corto, non ho altro da dire, dice quattro cose, la mia teoria è questa, non c'è nulla di confermato, poi fatemi sapere come la pensate. Arrivederci.